Nel 2014 questa realtà è stata messa fortemente a disagio rispetto a quella che era il valore altamente formativo della didattica più offerta, per il fatto che non sono pervenuti dei finanziamenti necessari. La facoltà è continuata ad esistere, il dipartimento ha continuato a lavorare, le persone che lo compongono hanno continuato ad impegnarsi proprio per questo spirito di coesione che abbiamo qui dentro. Devo distinguere una cosa: il giorno stesso dell'approvazione della finanziaria ho ricevuto una telefonata da parte del presidente Pigliaro che mi ha detto: voglio venire ad Aghera e voglio venire ad architettura per incontrare gli studenti. Era proprio il giorno dell'approvazione della finanziaria. E mi ha detto alcune cose che però mi dirà lui, immagino, ma che in qualche modo mi hanno tranquillizzato, ma devo dire che ero abbastanza certo, insomma, sul percorso instaurato e che riguardava anche l'università in Sardegna e l'architettura. Siamo qui per lavorare in sostanza, non per farci complimenti reciproci, e lavoriamo. Siamo qui per pronunciare anche loro, io prendo talmente sul serio l'impegno di oggi che lo interpreto, tanto lo so, alla ricerca di voti, lo interpreto come un momento nel quale cominciamo a capirci, perché in effetti è vero che di fronte all'emendamento arrivato dalle parti di mezzanotte nel campo del Consiglio regionale, poi le voci che emergono da questa politica sarda sono fantastiche, per cui non ho dubbi che qualcuno sia venuto a dire la giunta ce l'ha con voi, non sono interessati a vedere così, perfetto. Siamo qui, ci diciamo le cose chiare chiare, diciamo dove abbiamo punti di vista in comune, diciamo dove non abbiamo punti di vista in comune, secondo me in questo momento non le vedo, diciamo dove abbiamo delle cose che devono essere approfondite per metterci d'accordo. Questo è il punto.